Questa è quasiradio.it. Quasiradio.it. Marietta monta in gondola che mi te porto al Lido. Mino che non mi fido che si massa un impostor. Cosa mi disito cocco e alaso in quel boschetto. Che me che scrocca un basito che spissiga il me cor. Di che di che me disi no, ma mi so che te batte il cuore. Di che siamo arrivati all'Osteria El Squero e siamo qui con Fabio, un frequentatore di questo posto. Assiduo frequentatore. Due volte al giorno. Due volte al giorno passi di perché cosa? Perché vieni qui alla... Perché qui mi trovo bene, i cicchetti sei buoni, loro sono molto simpatici e poi ho gli amici e è un posto di ritrovo. Benissimo, siamo invece con Beppe Secondo. Beppe, cos'è Beppe. Che bisogna mangiare per i cicchetti? Noi siamo da Toscani, sicché non sappiamo molto bene. Beh, cos'è che... I tipici cicchetti veneziani. Allora, i veri tipici cicchetti veneziani una volta erano altre cose. Altre cose. Perché c'era il folpo lesso, c'erano i lati di seppia, sono dei pezzettini, sì, delle fettine di pane con dentro varie salse, varie robe, salsiccia, acciuga. Accompagnano l'aperitivo, giusto? E che cos'è che si beve? Accompagna l'ombra. L'ombra, perché l'aperitivo qua a Venezia non esiste. A Venezia esiste o ombra o spritz. Okay. Ecco, l'aperitivo, i foresti che dice. Io faccio molta difficoltà a parlare in italiano. Ecco, l'hanno inventato gli austriaci, ma sono via dal 1866. Poi i veneziani ci hanno lavorato sopra, acqua e vino, un po' di bitter, un po' di seleto, un po' di bitter Campari. Comunque noi siamo venuti nel posto giusto per fare il cicchetto, no? Sì, non avete sbagliato. Okay. Bene, grazie di questa piccola intervista e niente, andiamo a fare un altro spritz. Aspetta, avevo friboni altri. Grazie. No.